Buonasera a tutti, mancano 48 ore. Mancano 48 ore alla conclusione di una campagna elettorale impegnativa, di un tour di force estremamente denso di eventi, e l'evento di questa sera, la ragione per cui io sono qua, la voglio raccontare, perché è giusto che sappiate con che competitori mi sono confrontato in questo mese. Stasera qui dovrà esserci Michele, io dovrò esserti qua a Vicenza per registrare un programma dove il uno contro tutti è stato assegnato a Flavio Tosi, e io ero uno di quelli del parterre. E quando Flavio Tosi ha voluto sapere, è meticoloso, per uno attento, no? Magari quando fa le proposte di riforma con il 132 della Costituzione, un po' meno, però va bene dire il populismo, la demagogia, fa bene. Quando si tratta di partecipare a eventi televisivi, vuol sapere tutto, e ha voluto sapere anche chi erano gli ospiti. Quando i conduttori correttamente gli hanno detto tra gli ospiti c'è anche l'avvocato Morosini, ha detto no, io non voglio confrontarmi con Morosini. E guardate che è una cosa che si ripete tutti i giorni, e quegli appuntamenti, anche quello che c'è stasera su Rete Veneta, è uno dei tanti confronti che sono stati accettati semplicemente perché c'era la regola del tempo fisso, non quella che avevo proposto io. Siamo in sei, un quarto d'ora a testa, e magari 10 minuti a testa ci intervalliamo, così uno può esprimere completamente il pensiero. No, un minuto e mezzo, per cui non puoi quasi mai replicare gli altri, e sei costretto, perché la gente ti capisca, a rispondere alla domanda che ti viene fatta. Quindi è un finto confronto anche quello che c'è stasera in diretta su Rete Veneta, e anche gli altri, quello che ci sarà domani registrato a Rai 3 e tutti quelli che abbiamo qui. Quindi Flavio Tosi ha detto no, non voglio che ci sia Morosini, perché evidentemente ha timore che, in sostanza, voi dovete sapere chi è convinto o è attento, vuole conoscere l'indipendenza. Noi abbiamo aperto, abbiamo messo le mani su un tema che li terrorizza. Li terrorizza. Li terrorizza perché abbiamo avuto la sapienza, grazie all'aiuto di persone di grandissimo spessore come i relatori che avete sentito, che abbiamo qui presenti stasera, ma aggiungiamo anche il professor Marco Luigi Bassani, aggiungiamo il professor Carlo Lottieri, aggiungiamo il professor Alessandro Vitale, aggiungiamo ancora tantissimi altri come Andrea Favero, e poi chi ancora? Ne ho dimenticato qualcuno, ce ne sono anche altri, come? Alessandro Moncerini, ce ne sono tanti altri che in questi anni hanno rafforzato un pensiero, un'idea, che è quella di raggiungere l'indipendenza seguendo un percorso di legalità, la via istituzionale. Allora, sembrava la cosa più difficile, che c'è stata l'intuizione più grande, quella di individuare nella via istituzionale, nel percorso della legalità e pacifico, quindi un atto democratico, una manifestazione del pensiero, quindi un atto di libertà, come la strada da mettere davanti a noi, la strada da percorrere. Questi li ha inchiodati alle loro miserie, li ha messi fuori gioco, non sanno più come fermarci. E poi la scelta che abbiamo avuto, quella di individuare nel programma elettorale per il 31 maggio un solo punto, che non è quello dell'indipendenza. A volte mi tocca spiegare ai giornalisti, anche oggi, in varie occasioni, ma allora voi avete come programma l'indipendenza? No, dico, abbiamo fatto un passo indietro, abbiamo fatto un passo anche più in alto, se volete. Stiamo civilizzando l'Italia, direi. Vi stiamo insegnando ad applicare dei principi che sono nella vostra Costituzione. È bene parlare in questi termini. E se perché? Cosa è successo? Non chiediamo l'indipendenza, chiediamo di poter esercitare il diritto di voto. E che cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci battiamo perché anche tu, giornalista, che non vuoi capire l'indipendenza, l'autodeterminazione, e altri come te che mi sono contrari, possano dire il loro, e io che voglio dire sì, e quelli che come me diranno sì, siano messi sullo stesso piano, in modo tale che tu possa sullo stesso piano dire di no. Cosa ti lascia arrepiti?
La democrazia non è più praticata. Ma guardate che non è che ci accorgiamo solo noi, l'avete avvertito voi. Basta andare a guardare quello che dichiarano loro stessi. Fassina, un esponente della minoranza del, come si dice tempo fa, ha detto, in modo con eufemismo ovviamente, ha detto che la democrazia sta perdendo di qualità. Ma no, sta perdendo di qualità. Ovviamente non poteva dire che il governo emanazione del suo stesso partito non è più un governo democratico. Usa l'eufemismo, la va ad addolcire. Sta perdendo di qualità. Oppure, lo dico in modo diverso, questo governo ci piace poco, dobbiamo differenziarci, perché è un governo che sta diventando accentratore ed autoritario. Ma lo dicono loro. Cioè, se la fanno e se la cuociono, la tagliano come gli pare piace. E sul tema nostro dell'autodeterminazione si prendono anche la briga di disquisire, arrivando perfino a quella bestemmia che mi ha fatto perdere la compostezza dell'ambiente, l'autorevolezza dell'ambiente, richiedeva avanti alla Corte Costituzionale, quando 20 minuti prima dell'udienza abbiamo appreso, e non solo io perché ero distratto, nessuno era distratto, eravamo in quattro, abbiamo preso l'Avvocatura dello Stato che la chiamata alle urne è un pericolo per la democrazia e l'ordinamento, perché uno dice no, a questo, in questo l'Olimpo della giustizia, luogo dove si difendono i diritti sommi e inviolabili, mi sento dire che l'esercizio del diritto alla manifestazione del pensiero in un atto referendario, in una consultazione referendaria, che è la chiamata alle armi, è un pericolo per l'ordinamento. La chiamata, ho detto alle armi, chiedo scusa, alle urne. Sì, in effetti, perché vedete, il lapsus, no, è liberatore il lapsus. Perché loro stavano a significare con questa espressione il sinonimo di questa locuzione, la chiamata alle urne è l'equivalente, o potrebbe essere l'equivalente alla chiamata alle armi. Ci vorrebbero indurre a compiere un atto di rilevanza di ordine pubblico. Non siamo fessi, non siamo nati ieri, non perderemo certamente la testa, abbiamo buoni consiglieri, abbiamo una visione dell'obiettivo. Queste miserie italiane non ci faranno perdere l'attenzione sull'obiettivo e non cambieremo strada, non gli daremo la gioia di poter intercettare comportamenti che non siano coerenti con le premesse che ogni volta ribadiamo e ripetiamo fino alla noia. La via istituzionale, il metodo democratico e comportamenti pacifici. Questi li manda il visibilio. Saranno loro a diventare un problema di ordine pubblico, magari di rilevanza internazionale, se faranno come quello sciocco ministro del governo di Rajoy, che quando Artur Mas disse nel novembre 2013, 9 novembre 2014, indiremo comunque il referendum perché è un atto di democrazia e di libertà che nessuno può fermare, e il ministro del governo Rajoy venne a dire: ah, avete sentito, noi vi mandiamo i carri armati. E allora vedete che qualcuno a Bruxelles ha reagito, ha detto, non ha detto ad Artur Mas fermatevi voi in Catalogna, ha detto al capo del governo spagnolo, per cortesia zittisci questo sprovveduto. Siamo nell'Europa dei diritti, nessuno può permettersi di usare la forza laddove vi è la volontà pacifica e democratica di rivendicare un diritto che anche in quel caso come diritto naturale è ante-costituzione, non anticostituzionale, è ante, viene prima, sta sopra. Ed è il solito discorso che avete anche stasera, prima di venire qua, sono stato a registrare per il sito web dei giornali della Fineggi, al mattino di Padova, che lo trovate, l'ho messo direttamente sul sito, una breve così intervista di 15 minuti, e il giornalista Filippo Tosacco, che tra l'altro è anche la mia vecchia conoscenza perché abitava dalla mia parte, esordisce dicendo, assieme a un altro suo collega, dice: ma avete proprio voi, ma voi avete il diritto, cioè volete l'indipendenza, e io l'ho guardato, non sapevo, dico: guarda, dico, avrei bisogno di un po' di tempo per risponderti, no? Ma voglio trovare la parola breve,
principio breve, voi l'avete sentito già altre volte, ma uno che parte così vuol dire che ha il pregiudizio proprio, e l'orizzonte per lui è cupo, non esiste una realtà diversa. E ho ricordato quell'aneddoto di Carlo Alberto che quando ha presentato il suo statuto nel 1848 disse davanti a una folla di funzionari e osannanti, disse: questo statuto è una legge perpetua e irrevocabile. E dico, voi state dicendo la stessa cosa. Se oggi avessimo ancora uno statuto albertino, qualche chance si potrebbe sostenere questa tesi, ma è durato 100 anni, anche scarsi, perché il 1 gennaio 1948 è entrata in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana, e non è durato neanche 100 anni. Allora questo giornalista con queste premesse non ha più replicato, dico, questo è solo un aneddoto storico, non ti ho dato le mie argomentazioni, magari quelle se ti informi un po'. Ecco, io ho cominciato un'intervista con queste premesse. Voi che mi conoscete sapete che sono paziente, sono molto anche gentile, disponibile, però a volte ti verrebbe da prendere il tavolo e rovesciarlo e andare via, insomma, studia un po', fai domande meno sciocche. Ma la stessa cosa mi è capitata a Rai 3. Mi hanno messo due giornalisti, Roberto Nardi di Ansa Veneto e una di Vicenza, non mi ricordo neanche il nome, che partivano, no, ma non stupitevi, perché se questi sono quelli che scrivono, che danno la notizia, è la stragrande maggioranza delle persone che poi è convinta, partendo dallo stesso concetto. Cioè, ma dico, lei, ma mi viene a raccontare un progetto che non è possibile realizzare, mi dai, ma come dire, fa presto, non farci perdere tempo, ti ascoltiamo perché noi siamo generosi, siamo gentili. Ma la democrazia non è mica un atto di generosità. La democrazia non è un regalo. La democrazia non è qualcosa che ci devono così attribuire per beneficenza, per cortesia, per eleganza. La democrazia è un qualcosa che va vissuto, va interpretato, va attuato, va difeso, va esercitato. È lo strumento con il quale si esercita la sovranità. E la sovranità o è effettiva oppure a cosa giochiamo? Beh, io mi trovo così. Allora, ieri sera, a Pastrengo, per dire, lo stesso sono venuti ospiti, là c'era un giornalista di Verona, che dice, sono venuto ad ascoltarlo, la provocazione ogni volta, perché dice, non ho ancora capito come lei possa prospettare il superamento dell'articolo 5 della Costituzione. Ha detto anche con molto garbo, con molta cortesia, io sono venuto ad ascoltare. Allora ieri sera io volevo parlare di altre cose, ma lo faccio anche se vedo che io vado avanti, ma a volte è bene fare 10 passi indietro. Allora parliamo di questo articolo 5 della Costituzione. E glielo ho spiegato, non avvalendomi delle dotte disquisizioni che a volte fa il professor Andrea Favaro, che mi piace l'argomento, l'ho studiato, ne ha scritto, nel modo più semplice e banale possibile, che sia comprensibile a chiunque, poi chiunque possa farne in qualche modo tesoro, comunque riflessione per riproporlo agli altri con qualche vantaggio, con qualche utilità. Esaminiamo questa norma. Intanto non è l'unica norma della Costituzione che può essere presa in considerazione, ma parla di che cosa? Qual è il contenuto di questa norma? Dice che l'Italia è una e indivisibile. C'è un principio giuridico dietro questa affermazione, no? Riguarda, è un'affermazione di fatto. Ci sono valori inviolabili dietro questa affermazione? No, perché parla di confini. Ma va là! Allora, una norma che tu vuoi difendere parla di confini. Io che parlo di autodeterminazione voglio eliminare i confini. Vuoi vedere che sei tu che sei orientato a chiudere e io invece sono orientato ad aprire? Quindi non è che parlare di indipendenza vuol dire chiudersi, diventare provinciali, come dice sempre Renzi. È l'Italia che è provinciale. Chi parla di autodeterminazione apre, chi parla di confini, unità e indivisibilità chiude. Già capiamo due cose diverse. Abbiamo rovesciato il paradigma. Non sono più io in difesa, sei tu in difesa. Non, io dirò la libertà. Autodeterminazione oggi mi consentirà autodeterminazione anche domani. Perché l'articolo 5 non è mica venuto giù dal Monte Sinai come 11° comandamento. È una scelta politica, è una dichiarazione di, diciamo, di definizione del perimetro di un territorio. Ma prima di quel perimetro non vengono le persone che ci stanno dentro. O vale più il perimetro, più il confine delle persone che sono dentro quell'area che il perimetro delimita.
dell'unità. Allora, unità e divisibilità è un valore. Che cos'è unità e divisibilità? È una scelta, ma non è un valore. Viene prima il diritto delle persone o viene prima una norma che delimita un confine? Viene prima il diritto naturale o viene prima il diritto positivo? È la solita storia, se volete. Perché se viene prima il diritto positivo, se è la legge che stabilisce qual è la nostra libertà o l'uomo che stabilisce quali sono i limiti, grazie a uno strumento che si chiama legge della libertà dell'uno perché coesista con la libertà degli altri, come diceva un saggio, secondo un principio universale di tolleranza. Di cosa parliamo? Io vorrei che qualcuno mi dicesse o vi dicesse quando parla dell'articolo 5 dov'è il valore. Tra l'altro, ebbene, recentemente, ma ne abbiamo già parlato, qualcuno di voi so che l'ha visto, qualcuno si è divertito a fare un filmino dove si vede l'evoluzione dei limiti confinari degli stati nel corso, basta, degli ultimi 100 anni, non serve fare indietro di millenni, gli ultimi 100 anni. E vedi che c'è tutto un variare, tutto un muoversi. Non sono un valore i confini. E quindi quando si parla di impedimento all'esercizio del diritto di autodeterminazione, del diritto naturale di autodeterminazione, dello strumento giuridico col quale si può, se c'è la maggioranza, arrivare all'indipendenza, si parla di qualcosa che sta molto più in alto, molto più elevato di un diritto, di una dichiarazione, di una norma, di una definizione di quello che è il confine. Quindi l'autodeterminazione apre, è esercizio di libertà, democrazia, atto di sovranità di un popolo, di un soggetto che si chiama popolo, mentre il richiamo all'unità e indivisibilità è un atto di chiusura, è un atto di limitazione, è un atto che può solo impoverire, può irrigidire i momenti storici del cambiamento tentando di impedire. E guardate che qua abbiamo uno storico di professione e uno storico di passione, entrambi grandissimi, che vi potrebbero spiegare, e credo che Paolo, magari dopo si interviene, mi piacerebbe molto, potrebbe spiegarvi, riferirvi di casi che dimostrano la genesi di certi conflitti, di certe guerre, è proprio la rigidità che ha portato i conflitti, è la chiusura che ha portato i conflitti, è l'aver anteposto le norme e gli interessi alle persone e ai valori che ha portato i conflitti. E noi parliamo di persone e di valori, non di confini e di interessi, di persone e di valori. E poi la nostra azione, quella di rivendicazione dell'autodeterminazione, poggia tra l'altro non soltanto sulle emergenze dei numeri di cui parlava bene Donatello, poggia su dei valori identitari straordinari che sono quelli della storia che ci hanno raccontato prima e molta altra nobile e gloriosa storia ed esperienza ordinamentale di quella che è stata la Serenissima. Abbiamo una storia immensa, un valore che ci è stato oscurato, sconosciuto, perché non ce l'hanno insegnato. Io stesso l'ho riscoperto dopo la laurea, una sera, ho cominciato alla presentazione di un libro che ricordo di Mone Casalinani, forse uno dei primi, La Serenissima. Me lo sono letto tra le 11 di sera e le 2 di notte, perché avevo letto d'un fiato, e da là è cominciato il mio interesse. Dico, viva Dio, vivo in un territorio e appartengo ad un popolo, mi piace ultimamente questa espressione che vi ho detto in corte, che evidentemente noi dobbiamo conoscere e amare, perché se non lo conosciamo e non lo amiamo, non abbiamo la forza, la motivazione per andare oggi a recuperare quella sovranità che abbiamo sempre esercitato, quell'autogoverno che abbiamo sempre vissuto molto più gloriosamente di quella che è la modesta, recente, povera, viziata di ogni prospettiva di valori che è l'esperienza italiana. Ma noi non parliamo male. Guardate che mi è capitato più volte, e mi sono detto, che più frequentemente negli incontri, ne ho fatti ormai ultimamente sono 2 alla sera, stasera sono fortunato e non sono. No, la gente mi viene a dire, sa, mi piace, e mi scrive anche, ne ho diversi messaggi sul telefonino, perché non vi ho mai sentito parlare contro, parlare male degli altri. Serve parlare male degli altri. Al massimo quando descriviamo la realtà italiana descriviamo una situazione di fatto,
facciamo una fotografia, ma non abbiamo interesse ad attardarci a parlare male dell'Italia come fanno normalmente i politici, quelli di professione. Noi abbiamo un progetto da illustrare, un progetto grandioso di cambiamento, un'azione che è fondata su una visione che nessuno finora ha posto davanti nelle azioni politiche intraprese. Nessuno. E ce lo riconoscono, riconoscono la passione, riconoscono la nuova via anche del nostro gesto, ma noi siamo trasversali, non siamo, non possiamo essere schematizzati secondo le categorie destra, centro, sinistra, che a noi non interessano. Noi abbiamo un obiettivo che va oltre le categorie di centro-destra, centro-sinistra e quelle altre militanti che divertono tanto i giornalisti. Noi abbiamo un progetto grandioso, progetto sconosciuto però, e giocano sul fatto che questo progetto debba rimanere sconosciuto. Lavorano per chiudere l'informazione a noi. Guardate che non c'è nulla di casuale, nulla. Io dovrei forse appuntarmi a memoria dei fatti che ho vissuto in questi giorni. La vicenda di Sky non è casuale. C'è un editore che sceglie qual è la democrazia che merita di essere rappresentata nella comunicazione televisiva, e c'è la democrazia di serie A, di quelli che sono più forti, apparentemente, guardate, e di quelli che invece sono comparse sulla scena. Ma allora, se siamo delle comparse, perché non farci parlare? Così almeno ci ridicolizzate. Ascoltateci almeno. O c'è paura di sentire la nostra voce? Perché è una voce scomoda che rompe gli schemi. Certo che Sky sta bene in un sistema alterato come quello italiano, dove gli interessi si compongono non nel Parlamento, non nei luoghi istituzionali, ma nel retrobottega dei ministeri, quei ministeri che il Corriere della Sera diceva ieri hanno 10.000 sedi. Io sono, non ci credevo. Andatevi a vedere il Corriere della Sera. I ministeri hanno in Italia 10.000 sedi. E non sono 10.000 ministeri, 10.000 sedi, con un costo di 2 miliardi di affitti all'anno. Là si gioca la democrazia, là viene svenduto quello che è il diritto di tutti noi di vedere rappresentate le ragioni delle scelte che vengono assunte o che dovrebbero essere assunte nella dialettica di un Parlamento. In realtà, come diceva anche il professor Bernardini prima, l'Italia ormai è finita, e lo sappiamo tutti. E quindi, se è una realtà finita con la quale ci dobbiamo confrontare, non dobbiamo sbagliare noi, non dobbiamo mai commettere l'errore di trascendere, di fare che una qualche nostra scelta diventi problema di ordine pubblico. Guardate, non c'è peggio di un esercito ritirato o di una realtà che sta morendo, ti dà il colpo di coda, ti dà l'atto di reazione più violento che possa fare. I peggiori misfatti sono quelli compiuti dagli eserciti ritirati. Le peggiori porcherie che possono venire da questo Stato è perché uno Stato morente, morente nella sua illegalità, morente nella sua incapacità di proporre soluzioni per salvare le istituzioni. È finita, e quindi abbiamo la partita facile. Guardate come si riesce il campo anche qua. La partita diventa falsa, perché noi siamo sereni. Abbiamo una visione molto alta e vogliamo perseguire l'obiettivo seguendo la via pacifica, democratica e istituzionale. E allora un solo punto, che è stato innanzitutto una scelta intelligente sul piano politico, perché scegliere di mettere come punto il diritto di voto vuol dire scegliere di prendere in mano la chiave che apre poi lo scenario per poter dare contenuto alle varie proposte. La chiave. Noi il 31 maggio abbiamo la possibilità di usare la chiave, di darla anche agli altri, pensate alla grandezza, la nobiltà, l'alto profilo della scelta che abbiamo adottato, di dare anche chi è contrario all'indipendenza la possibilità di usare quella chiave. Straordinario, geniale, semplice, folgorante, lo puoi condividere o avversare, ma non ignorare. Ecco perché l'unica strada che avevano era quella di lasciarci fuori dalle porte dei dibattiti. Perfino il modesto dibattito di stasera, il Paolino, uno dei candidati, che tra poco, tra qualche mese sarà dimenticato per sempre nel vuoto della storia che lui ovviamente non poteva scrivere per le ovvie ragioni che tutti capiscono. Noi dobbiamo scrivere la storia,
Noi abbiamo l'impegno di un cambiamento. Noi abbiamo davanti la possibilità di rovesciare questo quadro fallito. Non ci sono più giustificazioni. Non abbiamo più possibilità di lagnarcelo. Abbiamo usato ultimamente l'espressione convintamente. Se passerà l'idea, ed è l'idea dei miei 5 competitori, che bisogna parlare e operare nell'ambito dell'autonomia, avremo, se saranno, 5 anni di agonia, di sofferenza, di decadenza, di povertà, di emigrazione di giovani, di anziani che vanno a stare nell'immondizia. Cose incredibili, anno 2015. Oggi, ieri e oggi ho visitato delle aziende in questo paese, poi moltissime, ho visto la sofferenza di lavoratori di realtà venete che avrebbero la possibilità di dare ricchezza immediata se solo fossero liberati dal peso che si chiama Stato. Dobbiamo liberarli e liberarci. Dobbiamo avere la consapevolezza che questo cambiamento non dipende da Roma, se ce lo fa fare, se te lo lascia fare. Non è più quello il punto, dipende solo da noi. Da noi. Guardiamoci allo specchio ogni giorno. Interroghiamoci su qual è il cambiamento. È la rassegnazione che ci ammazza. Non è lo Stato. Lo Stato è inesistente di fatto. E guardate che con Paolo siamo stati anche il 9 novembre in Catalogna, abbiamo avuto molti contatti e molti con la professor Bassani con me. Guardate che la Catalogna, che porta in piazza milioni di persone a difendere il diritto di autodeterminazione, a cercare di arrivare a un referendum che consenta loro la dichiarazione unilaterale di indipendenza, vive una realtà di ostruzionismo, di contrasto da parte dello Stato e del Regno di Spagna, molto più forte del nostro. Molto più forte. L'Italia sta dormendo ancora. Ecco perché i veneti si risvegliassero di colpo e riuscissero col voto del 31 a dare una maggioranza a indipendenza veneta, l'Italia rimarrebbe stordita, perché è impreparata ad affrontare questa situazione, perché ci ha sottovalutato i grandi giornali oggi. Guardate, prendete la Repubblica, chi ha la vista, vado a vedere una pagina intera dedicata alle elezioni venete, a